Sì, buongiorno, siamo qua e volevo dire che questi video sono stati presi sia da YouTube che anche su Facebook, Google, eccetera. E quindi, come ripeto, sono terze parti che per dire, ok, noi siamo con Di Matteo, con tutti i magistrati che rischiano la vita, con tutti i magistrati che vogliono portare la verità finalmente a galla. Con tutti i magistrati che non mollano e che rischiano la loro vita. Non ho niente da dire, il prossimo video poi vedrete anche dopo questo video, domani mandiamo altri video, andateli a vedere sull'Europa e tutto quanto, perché è importante che vi informiate in questo periodo, che stiate dalla parte del vero, della verità, della realtà. Arrivederci a tutti. Un bomb jammer per il magistrato antimafia Antonino Di Matteo, titolare di alcune delle più scottanti inchieste su Cosa Nostra, come quella sulla trattativa Stato-mafia, è recentemente finito nel mirino di Totò Riina, che dal carcere lo ha indicato come un bersaglio di un attentato. E questa è la richiesta che gli studenti di tutta Italia stanno rivolgendo in queste ore al ministro degli Interni Angelino Alfano, protestando davanti alle prefetture. Anche gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e Musicale Sebastiano Satta di Nuoro hanno organizzato stamattina un sit-in davanti al Palazzo del Governo per ribadire la richiesta di un innalzamento del livello di protezione nei confronti del pubblico ministero di Matteo. Una trentina di studenti, guidati dagli insegnanti, si sono presentati davanti alla prefettura innalzando dei cartelli in cui si ribadisce la richiesta di protezione e si sollecita il Governo a non intervenire, come spesso accaduto in passato, solo dopo che gli attentati sono stati messi a segno. Vedasi il caso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assassinati con delle autobombe dalla mafia. La richiesta degli studenti è quella di dotare la scorta di Di Matteo di un dispositivo elettronico in grado di disturbare e annullare i comandi a distanza che azionano gli ordigni. Uno strumento in grado di complicare la vita ai mafiosi che volessero attentare alla vita del magistrato. Una richiesta pressante, quella degli studenti di tutta Italia, raccolta dai ragazzi delle magistrali che da anni sono impegnati sul fronte antimafia. Poche settimane fa, nel cortile della scuola, è stato posizionato nel Giardino della Pace un monumento che ricorda il sacrificio di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 1978. Un altro martire di una lotta senza fine contro il potere mafioso che spesso ha trovato alleati in pezzi deviati dello Stato. Qui con noi questa sera, e lo ringraziamo di cuore, c'è Roberto Scarpinato, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Lo ringraziamo perché su questo palco la sua voce è importante questa sera e quindi gli do subito la parola. In quanto procuratore generale di Palermo, mi occupo delle misure di sicurezza che riguardano i magistrati della provincia di Palermo, di Trapani e di Agrigento. Questa parte della mia attività è diventata sempre più impegnativa, perché in questi ultimi mesi si sta registrando un'escalation che credo non abbia precedenti. Di minacce, di intimidazione e che riguarda un numero sempre maggiore di magistrati. E non si tratta soltanto dei magistrati di cui ha dato notizia la stampa nazionale, come Nino Di Matteo e gli altri magistrati che si occupano dell'indagine sulla trattativa, o come la Principato che si occupa dell'indagine per la cattura di Matteo Messia Denaro, ma anche di altri pubblici ministeri. E di magistrati della giudicante, soprattutto quelli che si occupano di misure di prevenzione a Palermo e a Trapani. La mia sensazione complessiva è che all'interno dell'universo mafioso stia accadendo qualcosa, che stia lievitando una insofferenza sempre maggiore, di cui occorre cercare di decifrare il senso complessivo al di là dei singoli casi. È come se si stessero rompendo alcuni argini. L'idea che mi sono fatto
è che bisogna distinguere due tipi di pericoli. Un pericolo che viene dal presente, dall'attualità della mafia della Seconda o della Terza Repubblica, e un pericolo di natura diversa che viene dal passato, dalla mafia della Prima Repubblica di Riina. L'interagire di questi due pericoli potrebbe determinare una miscela esplosiva. E vediamo di capire le motivazioni di fondo dei pericoli che avvengono dal presente, dall'attualità, e che a mio parere hanno una causale di tipo economico. Vedete, la crisi economica che attanaglia tutto il paese ha messo in grave difficoltà anche la mafia siciliana, perché ha ridotto drasticamente due delle principali entrate del bilancio sociale della mafia, e cioè le entrate derivanti dalla predazione sistematica dei fondi pubblici attraverso ramificate relazioni collusive col ceto politico amministrativo, manipolazione di appalti e di commesse, e le entrate derivanti dall'estorsione praticata a tappeto. Quanto alla prima di queste entrate, basti considerare che gli appalti pubblici nell'ultimo quinquennio sono diminuiti del 65%. E quanto all'estorsione, la platea numerica dei soggetti da estorcere si va drasticamente riducendo, perché sono sempre di più le imprese che falliscono a quelle che non hanno, che vanno avanti a stento. La riduzione di queste entrate ha un impatto notevole sulle spese correnti di ordinaria amministrazione di Cosa Nostra. Mancano i soldi per mantenere le famiglie dei carcerati, sempre più numerose, mancano i soldi per pagare la mesata della manovalanza, mancano i soldi per le spese legali, e cresce dunque giorno dopo giorno una insofferenza che non si manifesta soltanto nei confronti della magistratura, ma anche e soprattutto, e qui sta la novità, nei confronti della stessa classe dirigente di Cosa Nostra. Nei confronti di alcuni capi, anche taluni che prima avevano un peso carismatico, come Matteo Messina Denaro, monta la critica di pensare soltanto a se stessi e ai propri affari, disinteressandosi del popolo di Cosa Nostra. Nei confronti di altri capi viene mossa la critica di essere troppo deboli, per citare la frase di un mafioso, di non essere stati capaci di fare abbassare le corna ad una magistratura che si è troppo ringalluzzita, chiusura virgolette. Come nella società civile legale, nei momenti di crisi economica e di scontento prende corpo la richiesta di uomini forti al comando, e fermentano fenomeni di ribellismo sociale, allo stesso modo, all'interno del mondo mafioso, cresce di giorno in giorno la richiesta di uomini forti che mettano da parte la strategia della sommersione di Provenzano, che andava bene quando l'economia girava per tutti e non soltanto per pochi eletti come ora, di uomini forti che sappiano battere il pugno sul tavolo e che sappiano far abbassare le corna alla magistratura. Contemporaneamente, vista la mancanza di una solida e autorevole leadership che sappia prendere in mano la situazione, si registra un pericolo di un rompere le fila, e cioè che qualcuno si senta legittimato ad autogestire a livello individuale e in ordine sparso minacce e intimidazioni ai magistrati. Per completare il quadro telegrafico sui pericoli che avvengono al presente, aggiungerei il soffiare sul fuoco di questo scontento popolare da parte di un mondo di colletti bianchi, di imprenditori collusi o contigui con la mafia, che dietro le quinte cavalca strumentalmente la crisi economica, additando come corresponsabile di questa crisi una magistratura che viene accusata di sequestrare e di confiscare imprese che un tempo erano floride e che dopo i sequestri falliscono, mettendo così sulla strada centinaia di famiglie. Si tratta di accuse infondate, perché le imprese erano floride soltanto perché operavano nell'illegalità, evadendo il fisco, imponendosi sul mercato come metodo mafioso, oppure manipolando gli appalti pubblici. Eppure queste accuse fanno presa sul popolo, sulla gente scontenta, sui disoccupati, ed è accaduto che in quest'ultimo periodo si siano riviste, scritte,
come la mafia dal lavoro, lo Stato no, che sì, avevamo visto negli anni Ottanta, quando gli edili licenziati alle imprese Cassina, a cui la Giunta Orlando aveva revocato gli appalti, tirarono fuori cartelli dello stesso tipo. Vengo ora a esaminare i pericoli che invece vengono dal passato. Dalle minacce e dai propositi di morte di Riina, di cui la stampa ha dato ampia notizia. Prima di entrare nel merito, chiarisco subito perché poco fa ho parlato di pericolosa sinergia tra pericoli che vengono dal presente, quelli che ho appena esposto, e pericoli che vengono dal passato. In sostanza, Riina invoca, auspica, un ritorno alle maniere forti. Il compimento di gesti eclatanti di rottura che diano una lezione ad una magistratura che non si vuole fermare. Questo input di Riina che viene dal vertice dell'organizzazione, da parte di un capo che seppure è detenuto da 24 anni, secondo le regole di Cosa Nostra, non è mai decaduto dalla carica, intercetta la voglia crescente di maniere forti che viene spontaneamente dal ventre del popolo di Cosa Nostra. Al di là degli scopi immediati e reconditi di Riina, le sue parole, dunque, possono essere interpretate all'interno dell'organizzazione mafiosa come un'investitura o comunque come una autorevole legittimazione all'azione di coloro che appunto pregano per un ritorno alle maniere forti, spostando quindi il lago della bilancia a loro favore contro invece l'ala moderata. E questo merita tanto più riflessione se si considera che Riina ha continuato a reiterare i suoi propositi di morte pur dopo aver appreso dalla stampa che le sue parole erano ascoltate e che, pur essendo egli apparso recentemente in udienze pubbliche, non ha detto nulla per ridimensionare quelle minacce, giustificandole per esempio come uno sfogo momentaneo. La situazione di instabilità politica che stiamo attraversando è un ulteriore fattore di incremento del rischio, per motivi sui quali non intendo soffermarmi. Veniamo quindi ora all'analisi dei pericoli che vengono dal passato, dalle minacce di Riina, e qui sta la parte più difficile. In questi ultimi tempi mi veniva da pensare che in questo paese è come se fossimo prigionieri di un passato che non vuole mai passare e che pesa come una zavorra sul futuro. Siamo nell'Italia del 2014, la prima Repubblica è defunta da un quarto di secolo, la seconda Repubblica agli sgoccioli, il mondo è cambiato e noi siamo qui ancora a interrogarci, a misurarci con i pericoli di una possibile ripresa della strategia stragista. È come se vivessimo all'interno di una tragedia inceppata che torna ciclicamente a ripetersi. Costretti dunque a vivere con la testa rivolta all'indietro, perché se volti le spalle al passato, il passato ti può colpire a morte. Un passato che ti può colpire a morte per ragioni che vengono da lontano e che restano indecifrabili per chi ignori la storia del nostro paese. La cruenta e segreta lotta per il potere che ha segnato la storia italiana. Dunque, non meravigliatevi se, come vi renderete conto tra poco, nel ragionare sulle minacce di Riina farò riferimento a fatti e eventi storici del recente e del lontano passato. Quando abbiamo appreso dei propositi di morte di Riina, ci siamo posti alcuni interrogativi che a mio parere non hanno trovato sinora risposte plausibili. Il primo interrogativo nasce dal fatto che quelle minacce così violente, così reiterate, non sembrano avere una causale apparentemente adeguata. Mi spiego meglio.
Le stragi del 92 e del 93 erano una reazione alla conferma nel gennaio del 1992 della sentenza di condanna del maxi processo da parte della Cassazione. Una vendetta, dunque, nei confronti dei politici che non avevano mantenuto le promesse di impunità, nei confronti di Falcone e Borsellino, che erano gli artefici del maxi processo, e secondo una tesi accusatoria in corso di verifica sulla quale non entro nel merito, anche uno strumento per fare pressione sui vertici dello Stato per indurle ad una trattativa. Ma una strage che dovesse essere compiuta ora e che dovrebbe colpire Nino Di Matteo o gli altri magistrati che indagano nell'ambito del cosiddetto processo della trattativa, che scopo avrebbe? Ove pure quel processo dovesse concludersi con sentenza di condanna, si tratterebbe di pene detentive di pochi anni, assolutamente irrilevanti per uno come Riina, che è pieno di ergastoli. Dunque, perché fermare un processo che avrebbe conseguenze processuali pratiche insignificanti per Riina? Direi di più. Un'eventuale strage avrebbe un effetto boomerang, un effetto controproducente, perché cristallizzerebbe nell'immaginario collettivo di gran parte della pubblica opinione la certezza che la strage è stata compiuta per impedire l'accertamento dei fatti e dunque la certezza che la tesi accusatoria era fondata. Non appare poi plausibile la spiegazione che Riina non tollererebbe di essere dipinto, secondo la tesi accusatoria, come uno che avrebbe avuto rapporti sotto banco con esponente dello Stato per condurre una trattativa, perché aver avuto quei rapporti ai suoi occhi, per la sua mentalità distorta, equivarrebbe a un atto di, virgolette, sbirritudine. Stando alla tesi accusatoria, e sulla quale ancora una volta sottolineo non entro nel merito, Riina nel processo giganteggia come la figura di un grande capo che avrebbe costretto alcuni esponenti, alcuni vertici dello Stato a piegarsi, a trattare in un rapporto da potenza a potenza e secondo il disegno che lui stesso aveva programmato di fare la guerra per fare la pace. Il processo quindi non crea affatto un danno d'immagine a Riina, ma al contrario, pur nel male, esalta la sua figura. Dunque, ragionando per esclusione, tutti gli interrogativi che ho appena sollevato restano aperti. E per questo motivo, a mio parere, sono ancora più inquietanti, perché non si riesce a trovare una spiegazione adeguata alla rabbia di Riina e a capire cosa egli tema in particolare, visto che al massimo rischia alcuni anni di galera, che sono niente. A meno di non concludere che ci troviamo dinanzi a un comportamento irrazionale, è tenuto conto che non si riesce a trovare, appunto, ripeto ancora una volta, una spiegazione plausibile all'interno dello scenario processuale esistente, visibile, quello del processo della trattativa, non resta che ipotizzare che ciò che preoccupa Riina, che ciò che lo allarma, stia nel fuoriscena, cioè in un retroscena delle stragi del 92 e del 93 che non è ancora divenuto processuale, ma che si teme che prima o poi potrebbe divenire processuale, perché le indagini non si sono mai interrotte, e perché soprattutto in un clima di stabilità, in una fase di stabilità politica come questa, qualche bocca che sinora è rimasta prudentemente chiusa potrebbe cominciare a parlare. Beh. Ma cosa si potrebbe celare di tanto misterioso e terribile nel fuoriscena rimasto finora segreto, da turbare i sonni di Riina al punto
da incitare ripetutamente a compiere gesti eclatanti per scongiurare che quell'evento avvenga, cioè che il fuoriscena diventi scena processuale. E a questo punto il discorso si fa difficile, complicato, perché non può essere più portato avanti mettendo in campo soltanto personaggi rozzi e violenti come Riina, come Provenzano, ma occorre chiamare in causa quello che Giovanni Falcone definiva il gioco grande di cui la mafia ha sempre fatto parte. Falcone coniò quell'espressione, il gioco grande del potere, dopo il fallito attentato alla Daura nel 1989, quando si rese conto che accanto ai mafiosi dell'ala militare avevano agito per il suo omicidio quelle che definì menti raffinatissime, esterne alla mafia, ma i cui interessi convergevano con quelli della mafia. Falcone sapeva benissimo, fin da quando, indagando sul riciclaggio internazionale, si era imbattuto nel caso Sintona, nella P2, nell'omicidio di Ambrosoli, nell'omicidio di Calvi, che la lotta per il potere in Italia non si è svolta soltanto alla luce del sole, ma anche e soprattutto nell'ombra, utilizzando in alcuni momenti cruciali l'omicidio politico e le stragi e avvalendosi spesso della mafia come braccio armato e della causale mafiosa come causale di copertura di sottostanti e inconfessabili motivazioni di carattere politico. Non esiste un solo paese europeo la cui storia come quella italiana sia segnata da una catena così lunga e ininterrotta di omicidi politici, di stragi, di progetti eversivi dall'inizio della Repubblica sino al 1993. In questo gioco grande e sanguinoso del potere, la mafia ha svolto spesso un ruolo di coprotagonista, in sinergia con altri pezzi deviati dello Stato, con la massoneria segreta, con la destra eversiva. Non è un caso che il capomafia Luigi Lardo, assassinato pochi giorni prima che iniziasse a collaborare con la magistratura, rivelando in retroscena politici delle stragi del 92 e del 93, avesse anticipato che quel che era avvenuto con quelle stragi era un discorso che veniva da lontano, aggiungendo che molti attentati che in passato erano stati attribuiti alla mafia in realtà erano stati voluti da soggetti esterni. Poiché in sala io credo vi sono molti giovani che per ragioni anagrafiche non conoscono questa parte della storia del nostro paese, che costituisce a mio parere una chiave di lettura imprescindibile per capire lo stragismo del 92 e del 93 e anche per capire i pericoli che ci stanno dietro, consentitemi un memorandum telegrafico del coinvolgimento della mafia nello stragismo italiano nella strategia della tensione. Il primo dato che vorrei ricordare è che lo stragismo non segna soltanto la fine convulsa della Prima Repubblica nel 92 e 93, ma anche il suo inizio. La Prima Repubblica viene tenuta a battesimo dalla strage politico-mafiosa di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, che segna l'inizio della strategia della tensione e che vede interagire in perfetta sintonia e all'interno di un unico disegno gli stessi protagonisti che saranno all'opera in tutti i decenni successivi, in tutte le stragi e progetti eversivi, cioè mafiosi, mandanti politici, pezzi deviati dello Stato, massoni ed esponenti della destra eversiva. La mafia è coinvolta nel progetto di golpe borghese del 1970, come è stato processualmente accertato, che vede scendere in campo gli stessi soggetti della strage di Portella Ginestra. La mafia è coinvolta nella strategia della tensione che rinizia con la strage di Milano del 1969. Il pentito Antonino Calderone ha rivelato che in coincidenza e subito dopo la strage di Milano la mafia era stata incaricata di eseguire una serie di attentati che dovevano essere eseguiti con ordigni esplosivi che lui stesso vide, collocati in varie città italiane, Palermo, Catania ed Enna.
con la perfetta sintonia e la perfetta sinergia. Potrei fare tanti altri esempi, ma ne faccio soltanto uno. La strage del Rapido 904, consumata il 23 dicembre dell'84, con 15 morti e 260 feriti, che vede tra i suoi artefici Pippo Calò, condannato con sentenza definitiva, e i cui rapporti con la P2 e con la destra avversiva sono stati processualmente accertati. Perché ho voluto fare questo breve excursus del gioco grande del potere e del protagonismo della mafia in questo gioco grande? Perché vi sono, a mio parere, molti elementi che inducono a ritenere che anche lo stragismo del 1992 e del 1993 sia stato un gioco grande nel quale si sono saldati, convergendo, così come era avvenuto dall'inizio della Repubblica, interessi mafiosi e interessi di soggetti esterni che nel disegno stragista si sono inseriti, orientandolo nei tempi, nei modi, negli obiettivi, in modo da conseguire obiettivi che inglobavano quelli mafiosi ma che avevano un respiro e un orizzonte macropolitico più ampio. Mi limito a indicare alcuni di questi elementi, molti dei quali sono noti. Il 4 marzo del 1992, 8 giorni prima dell'omicidio di Salvo Lima e prima che abbia inizio la strategia stragista, Elio Ciolini, soggetto coinvolto nelle indagini per la strage di Bologna e detenuto nel carcere di Bologna, scrive al giudice istruttore una lettera il cui titolo è «Nuova strategia della tensione in Italia», periodo marzo-luglio 1992. Ciolini anticipa che nel periodo marzo-luglio avverranno fatti intesi a destabilizzare l'ordine pubblico come esplosioni dinamitarde e l'omicidio di un esponente politico della Democrazia Cristiana. Pochi giorni dopo viene assassinato Lima. Ciolini rivela di essere stato presente a una riunione dove vi erano esponenti della massoneria, mafiosi, esponenti politici, nei quali era stata messa a punto una strategia eversiva. Aggiunge che il piano prevedeva, oltre quanto aveva già anticipato, un secondo tempo. Si prevedeva, cioè, che bisognava in un secondo tempo creare un nuovo pericolo tale da distogliere l'opinione pubblica dal problema della mafia. Straordinaria anticipazione del fatto che dopo le stragi del 92 la strategia dell'attenzione viene portata al nord. Come faceva Ciolini a sapere, prima ancora dell'omicidio Lima, tutta la tempistica dello stragismo, da marzo a luglio e poi al nord? Poi il giorno dopo l'omicidio Lima, il 19 marzo del 1992, veniva pubblicata su una rivista vicino ai servizi segreti un articolo nel quale si rivelava che quell'omicidio era l'incipit di una strategia della tensione che aveva obiettivi e ispiratori politici. L'articolo descriveva un piano di destabilizzazione la cui esistenza sarebbe stata rivelata alcuni mesi dopo da alcuni collaboratori di giustizia, i quali hanno dichiarato che verso la fine del 1991 i vertici regionali di Cosa Nostra si erano riuniti nelle campagne di Enna per decidere se aderire a un piano di destabilizzazione politica i cui ispiratori erano la massoneria deviata, esponenti del mondo politico e dell'imprenditoria. A proposito dell'orientamento della strategia stragista da parte di soggetti esterni, Falcone, in un primo momento, doveva essere ucciso a Roma. A Roma Falcone, negli ultimi tempi, talora camminava senza scorta. In un appunto che fu sequestrato a Vito Ciancimino, a lui personalmente, Ciancimino annota che aveva visto casualmente Falcone, per curiosità l'aveva seguito e si era accorto che camminava senza scorta.
E io stesso ho vissuto questa esperienza una volta pranzando a Roma con Giovanni Falcone, pochi giorni prima che venisse ucciso. Un comando guidato da Vincenzo Sinacori quindi era stato mandato a Roma e avrebbe potuto uccidere Falcone in modo semplice e rapidissimo. Motocicletta e via. E invece, il 4 marzo del 1992, Vincenzo Sinacori riceve un controordine. Falcone non deve essere ucciso a Roma. In quel modo facile, facile, semplice, semplice, consumando la vendetta della mafia. Ma deve essere ucciso a Palermo con quella strategia stragista che viene posta in essere. Non c'è un solo collaboratore di giustizia che abbia saputo spiegare il motivo di questo cambio di strategia. Tutti hanno spiegato i dettagli esecutivi, gli ordini ricevuti, ma nessuno sa perché a un certo punto fu cambiata questa strategia. Lo sa soltanto Riina perché, ma non l'ho confidato a nessuno. E ancora, il 21 e il 22 maggio del 1992, un'agenzia di stampa vicina ai servizi segreti anticipa che di lì a 48 ore ci sarà un bel botto esterno per influenzare l'elezione del Presidente della Repubblica. Effettivamente, il 23 maggio c'è la strage di Capaci. E Giovanni Brusca dichiarerà che effettivamente la tempistica della strage fu scelta per influenzare l'elezione del Presidente della Repubblica. Soltanto Riina sa perché, come, chi gli suggerì questa tempistica. Nessun altro lo sa. E a proposito di stranezze, dopo che Claudio Martelli, allora ministro di Grazia e Giustizia, emana il decreto Falcone che introduce il 41 bis per i mafiosi, si muovono contemporaneamente contro di lui la mafia ed esponente della P2. La mafia fa dei sopralluoghi per programmare l'omicidio di Martelli e contemporaneamente alcuni esponenti della P2 iniziano una campagna di stampa contro Martelli, tirando fuori rivelazioni sul conto protezione che si trova all'estero che costringono Martelli a dare le dimissioni. Poco tempo dopo arriva una telefonata della Falange Armata che comunica: ringrazi il cielo Martelli che per lui non è stato necessario seguire la via dell'eliminazione militare ma solo quella politica. Straordinaria coincidenza di tempi tra iniziative di ex piduisti e mafiosi. E ancora, chi era il soggetto esterno a Cosa Nostra che, come ha rivelato Gaspare Spatuzza, assisteva al caricamento di esplosivo della macchina che fu utilizzata per la strage di Via D'Amelio? E ancora, perché dopo il rapimento del figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, la moglie del Di Matteo, in una conversazione intercettata il 14 dicembre del 1993 e depositata pubblicamente agli atti del processo di Caltanissetta, scongiurò il marito di non parlare degli infiltrati che avevano operato nella strage di Via D'Amelio? Chi erano questi infiltrati? Questo lo sa soltanto Riina. E chi suggerì di scegliere per gli attentati consumati a Roma nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993 due chiese poco conosciute come le chiese di San Giovanni Laterano e di San Giovanni al Velabro? È un caso che quelle chiese avessero il nome di battesimo di Giovanni Spadolini e di Giorgio Napoletano, che in quel periodo erano rispettivamente Presidente del Senato e Presidente della Camera? È un caso che Spadolini nel 1992 avesse indicato come un pericolo per la democrazia il riemergere della P2? Come si spiega che nella stessa notte di quegli attentati si verificò un blackout del centralino di alcune sedi del governo? Cosa si cela dietro il suicidio di Antonino Gioè in carcere, avvenuto il 29 luglio del 1993, due giorni dopo quegli attentati? Perché
Il Presidente del Consiglio Ciampi disse che lui si convinse che era in preparazione un colpo di Stato e convocò una riunione straordinaria del Comitato Superiore della Difesa. Perché e chi dispose un'esercitazione militare avvenuta tra il 9 e l'11 novembre 1993 per l'ipotesi di guerra civile e proprio nello stesso periodo in cui si stava preparando l'attentato per la strage olimpico? Potrei continuare con tantissimi altri esempi. Credo che quanto qui frammentariamente ricordato dia il senso complessivo di un possibile fuoriscena, di un gioco grande che da sempre aleggia intorno alle ricostruzioni processuali che sono sin qui state effettuate, come una matriosca più grande che conserva nel suo seno delle matriosche più piccole. Un gioco grande che qualcuno teme che prima o poi possa disvelarsi e rompere sulla scena processuale e che qualche punto del sistema che sino ad oggi è riuscito a blindare quei segreti e retroscena della strategia stragista possa in qualche momento cedere, rompersi. Io spero fortemente che abbiano ragione coloro che ritengono che le minacce di Riina siano soltanto lo sfogo e delirio di onnipotenza di un uomo ridotto all'impotenza. Perché se così non dovesse essere, quelle minacce suonerebbero come una sorta di chiamata alle armi di tutti coloro che, come Riina e più di Riina, hanno interesse a che questa parte della storia resti per sempre segreta e che sulla scena delle stragi restino soltanto una icona assoluta e totalizzante del male di mafia come Riina e solitari paladini del bene come Falcone e Borsellino da celebrare nelle cerimonie ufficiali senza porsi troppe domande alle quali non si può dare risposta. Noi magistrati di Palermo a quelle domande continueremo a cercare di dare risposta, costi quel che costi. Grazie.